siamo al titolo nel mirino della settimana, come sempre facciamo con Enrico J. Eccolo qui, Interpump. Parliamo di uno dei principali gruppi mondiali nel settore oleodinamico. È quotato alla borsa italiana negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Star della borsa di Milano. Perché questo titolo? Poi lo andiamo a vedere come sempre graficamente. Ok, allora questo titolo perché ha un trend rialzista di lungo periodo sicuramente importante e ancora intatto. È uno di quei titoli che possiamo paragonare a Sesa, a STM, a Campari, cioè quei titoli che tendenzialmente tendono nel medio periodo a salire senza avere incertezze. Quando capita che uno di questi titoli così performanti abbia un periodo di ribassi e di incertezze, ecco un altro titolo che si muove in questo modo più o meno a Ferrari, ok? Sì. Abbiamo sempre detto ok, questi titoli se ci fanno il regalo, tra virgolette, di scendere bene o scendere in maniera significativa, diventano poi prede interessanti. Ed ecco che Interpump effettivamente sta un po' come le borse in generale, vivendo delle sessioni di debolezza e sta formando delle figure di analisi tecniche estremamente interessanti. Allora, e tu ci hai portato, se tu vuoi possiamo vederlo. Sì, tu ci hai portato due grafici daily, così vediamo la differenza. Entrambi daily. Ok, partiamo ovviamente dal primo, così poi lo mettiamo a confronto con il successivo. Eccolo qui Enrico, tra poco lo vedrai, raccontaci. Allora, il trend rialzista mi sembra visibile, insomma, a occhio nudo, non serve essere analisti, c'è un movimento rialzista che però nell'ultimo periodo vediamo che ha fatto due massimi decrescenti e poi ha rotto prima il livello statico, quindi quello orizzontale, e poi successivamente nelle ultimissime sessioni ha rotto anche il livello dinamico, quello obliquo che ha sostenuto il corso dei prezzi nel tempo. Il trend di fondo resta rialzista perché se vediamo i minimi come prezzo è ancora chiaramente un titolo impostato al rialzo, ma se dovesse, e vista appunto l'area, il sentiment che c'è sui mercati, proseguire a stornare, allora potrebbe raggiungere un livello ancora più basso che sarebbe veramente tra virgolette ghiotto per il trader che può entrare su un titolo fondamentalmente rialzista pagandolo molto di meno di quello che era i massimi di poco tempo fa. Sì. E questo livello possiamo andarlo a individuare nel secondo grafico grazie a una figura di analisi tecnica estremamente conosciuta dai trader che in questo caso è anche molto molto precisa e ci permetterebbe di andare a rivedere un livello di prezzo chiamiamolo non casuale. Parlo di un triangolo ribassista. Sì. Che già è stato rotto al ribasso, parliamo della base del triangolo. In analisi tecnica, quando un triangolo viene rotto al ribasso, solitamente il livello di target della fine del ribasso si va a calcolare, a ipotizzare, prendendo la massima estensione del triangolo e portandola per estensione appunto sotto di esso. In questo caso l'obiettivo ribassista, che è in area 47,40-47,50, coinciderebbe peraltro con la chiusura di quel gap che è rimasto aperto. Ed ecco che quindi quel livello è secondo me prendibile perché non credo che la fase di debolezza dei mercati sia finita. A questo punto quel livello sarebbe un'occasione per pagare poco l'ingresso su Interpump mettendo in portafoglio un titolo estremamente patrimonializzato, solido, con ottime prospettive e con un core business preciso. Per cui mettiamo in watch list Interpump e in area 47,50 valuteremo l'ingresso di medio lungo periodo. Va bene, si aggiunge appunto alla watch list anche che insomma diamo su che forniamo sulle fonti TV. Grazie Enrico J, naturalmente vi aspetta per ulteriori approfondimenti su Interpump, il nostro titolo nel mirino della settimana.